There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music. Non solo carni, solo carne italiana di primissima scelta e di provenienza certificata, selezionata da personale qualificato e appassionato. Da Non Solo Carni, inoltre, troverai anche ottimi salumi e gastronomia. Non Solo Carni ti aspetta in via Monfalcone 3 a Foggia. Vado a fare un servizio e ti vengo a prendere. Torno presto! Ogni giorno, degli ignari cittadini vagano per la città alla ricerca di un pezzo di ricambio. Il vero automobilista, invece, è pronto a tutto. A tutto! E corre da Melpi SRL e Commercial Ricambi per i ricambi elettrici e meccanici. Da Melpi SRL e Commercial Ricambi troverai un vasto assortimento di ricambi per auto nazionali ed estere. Seguici su Facebook e visita i nostri siti internet. Ho detto che venivo. Ci ha detto di venire qua, alla trattoria, il cenacolo, è questo? Ma aspettiamo un altro po'. Non è poi... corretto. No, starà arrivando, penso. Sì, sì, aspetta, aspetta, aspetta. Ciao Fabio. Ciao. Hai portato qualcosa da mangiare, Fabio? Sì, sono andato dall'amico mio, Non Solo Carni, e ho preso un po' di pane. Un pezzo a te. E un pezzo a te. Prendete e mangiatelo. Questo è il pane che offro a voi. E se da bere non c'è niente? Da bere ho pure pensato. Ah, non ci sta. Del buono e sano vino rosso. Prendete e bevetene tutto quanto. Tutto quanto? Tutto quanto. Fabio, ma ti vedo un po' strano oggi. No, normale. Fabio, ma ti dobbiamo qualcosa? Ti dobbiamo qualcosa? Mi dovreste dare 30 denari. Più 3 diva, 33 denari. 33 denari? Ma come parli? Ma... È tutto normale come parlo io. È normale. Io in verità vi dico... In verità vi dico, Fabio, ma come che parli? In verità vi dico... Il vino, il pane, prendete per... Ma chi te pensa adesso, Fabio? Ma ti ne va, può piacere. In verità vi dico... Vi perdono. Non sanno quello che dicono. Che bello è quando esco di casa e non mi importa della strada che dovrò percorrere, correre fino alla mia meta, fin sui gradoni ad incitarti a vincere per quelli come me che da una vita stanno sempre. La domenica non sai che gioia grossa, per l'abbraccio, nel sugo e la sciarpa sempre in bella vista. Corro allo stadio, non chiedermi di rinunciare, il resto può aspettare, ci vediamo dopo. Sembarret! Buonasera Mirko. Buonasera a te. Allora, prima di cominciare, di scherzare, di fare le solite cose nostre... È doveroso... Diamo un saluto e un abbraccio al direttore generale Francesca Catapano, che settimana scorsa ha perso il papà. La scomparsa del papà, noi ci associamo al suo dolore, un abbraccio. E le mandiamo un grande saluto. È un grande saluto. Ciao Francè. Detto questo, purtroppo riusciamo a scone e dobbiamo iniziare la nostra trasmissione. Allora, già facciamo. Partiamo già con un saluto. Salutiamo il sole, perché è per. perché è una stagione. Ci mancava. E quindi, ciao sole! Ciao intanto. Sole. E buonasera. Buonasera, benvenuti, ennesima puntata di Sembarret, Digitale Terrestre, canale 12. Salutiamo gli amici di Telefoggia, salutiamo gli amici di YouTube, gli amici di Foggia Flag su Facebook e su Instagram. Perché siamo già là, 9:15, Foggia Flag, Facebook, ci stiamo, salute anche a voi che ci seguite di là. E se non siete ancora amici di Foggia Flag su Instagram e su Facebook, andate su. No, Mirko, non si dice amici, dici di mettere like, follow e diventate like. Amici, e io sono di...
diventate follower. Sei una brava persona. Diventate follower e mettete un pollice su, va bene così? Va bene, così mi piace. Sono più moderno. Senti, oggi puntatone. Oggi puntatone, si ride da pazzi. Super ospite. Super ospite per stasera. Per cui restate qui, non ve ne andate. Ma non glielo diciamo se ancora. Aspettate, aspettate e vedete, vediamo insieme chi è il super ospite. Vabbè, vogliamo tenere la suspense. Sì, mettiamo la suspense. Non diciamo niente. È un bravo ospite, simpatico. Diciamo solo questo. Gli sponsor? Andiamo col bannerino e oggi, settimana scorsa non l'abbiamo fatto. Qua addirittura spot, i soldi assai. Un altro spot, quindi un altro amico sponsor. Infatti, non so se avete visto, abbiamo Melpi Ricambi. Melpi Ricambi, il terzo Villaggio spot nella nostra, che troverete anche nell'intervallo di questa puntata, sì, sì. Bello, e alla fine della trasmissione. Bello spot con Dino La Cecilia e Fabio Condicelli, che sono stati spot, anche i nostri ospiti. Bello, 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 veramente bello spot. Bene, adesso adesso ma tocchiamolo un attimo il tasto, tocchiamolo un attimo, ma mi fa male, è come una ferita, come se toccassi una ferita. Potevamo perdere quel più c***i e mettetevi, non mi mettete il bimbo. No, non è possibile, tutto mi aspettavo, ma non di perdere con l'anticalcio. No, vabbè, quello è l'anticalcio e mi ha dato ancora più fastidio le parole, di Cosmi. Ha detto, se avessi avuto la squadra del fondo. È mancanza di rispetto, ma come ti permetti? Mancanza di rispetto nei confronti dell'allenatore nostro. È mancanza di tutto, Mirko. Vabbè, comunque. No, non voglio dire più né basta, però. Mo lunedì, Pasquetta. Oh! Dai, fateci passare una bella Pasqua. No, Pasqua è già passata, vabbè, perché ecco, lunedì è ancora Pasqua, Pasqua. Andiamo a prendere il concorrente. Oggi il gioco frizzà. Oggi ho due pacci, tanto per cambiare. Ok, ma tanto per cambiare. Qualcuno normale, lui. Oggi, tanto per cambiare, due pazzacchioni. Va bene, allora ragazzi, il gioco di Foggia Flag. Ma li andiamo a prendere. Ma vediamo questi qua. Se... No, sono bravi. Preparati? Sono preparatissimi. Li facciamo salire subito. Accomodatevi, ragazzi. Prego, prego. Ma io quello lì lo conosco. Quello è un grande portiere, buongiorno, buonasera, ciao Giuseppe. Ciao Giovanni, piacere. Simone, ciao Mirko, ciao Giovanni. Ah, cominciamo bene. Allora, Giovanni mi diceva che Simone è un grande portiere. È un grandissimo portiere. Lavora in qualche condominio. È il Peruzzi di Foggia. Mio padre. È il Peruzzi di Foggia. Portiere come giocatore, perché devi sapere che noi il lunedì organizziamo sta partita 8 contro 8, 7 contro 6, 6 contro 6. Ci sta l'organizzatore che si chiama Chicco Barone, che salutiamo. Simone, saluta Chicco Barone. Ciao Chicco. Che è un grandissimo organizzatore di partite. Cioè, lui potrebbe organizzare. Secondo me, solo quello durante la settimana. Chicco Barone dice che è per farmacista, ma lui organizza le partite. Allora, secondo me potrebbe organizzare anche le serate in discoteca. Tranquillamente. PR Chicco. Potrebbe essere un PR, organizzatore di eventi. Sì. Vabbè, allora invece però, l'altro amico si chiama? Giuseppe. Peppe, parlaci un po' di te. Ma niente, ho 31 anni e abbiamo. Niente. Lavoro dalla mattina alla sera. Fortunatamente sono sposato da circa 3 anni e mezzo. Me lo so. Perché hai abbassato il tono della voce? Perché quando sono sposato? L'ho voluto dire a bassa voce. Sono sposato. Ragazze, è sposato. Come fosse una disgrazia. Quindi signor, come si chiama? Signora Valeria. Signora Valeria. si vergogna di dirlo che è sposato. Vabbè, comunque. Quindi lavori dalla mattina alla sera, ma che fai? Si può dire? Allora, lavoro con lui, che ci siamo aperti questa agenzia da poco. E poi la sera. Scusami, tanto che ci deve fare lo sponsor, quindi devi farlo. Ma tazza boom! La sera, scusa, è la sera in un ristorante, faccio il cameriere. Ah, ok. Vabbè, si dà da fare, ragazzi. Sì, sempre dato da fare. E invece l'altro ragazzo io faccio si chiama lavoro, Simone lavoro sempre con lui in agenzia, solo che io la mattina è vero. Io dormo, però perché io faccio il pomeriggio. Ha un cognome, Simone? Grieco come questo è così, chi è quello che ha trovato la fatica.
E tu chiama trovare il fratello. Il fratello. Quindi fratello d'arte, possiamo dire. Fratello, fratello, va, basta così, fratello. Si vergogna anche lui, è fratello. Che si vergogna. Ma tu sei quello che è andato nella puntata dei Migrati a cercare il lavoro. Bravissimo. Ma le trovi la fatica alla fine? Al centro scommesso. Si sa accattato. Ma si è fatto da solo, cioè da assunto risciuri. No, no, ma mi hanno chiamato da Viterbo. Ah, ti hanno chiamato? Ha funzionato quella cosa? Sì, solo che lasciamo. Sì, ci può raccontare. A fare il pasticciere, a fare tutto quello. Solo che tu volevi un posto comune, eh? Bravo, questo fisso. Briatore, non ti ha chiamato Briatore? No. Vabbè, non fa niente. Sono rimasto a Foggia e sono felice qua. Mamma bravo, mia! Applauso, applauso. Anche perché poi così non vai allo stadio il sabato, la domenica, soffri tanto. Vedi, quindi sei molto tifoso. Vedi come ci ha lanciato la cosa. E allora andiamo a vedere se veramente sei tifoso. Anzi, perché qua non sono piccolo, però cerco non di... Non siete venuti, sono raccontati fatta qua. Quanti anni hai detto, Simone? Il 6 aprile ho fatto 24 anni. Voglio. Però ce la caviamo. No, cioè, è preparato. Ragazzi, conoscete il gioco? Le buste, poi sì, scegliete e dovete indovinare. Sta settimana il premio pizza e birra da Michele Pizzettaro. Ah, alla grande, capito? Perfetto. Ottimo. Allora, ma posso fare una domanda? Ma se ci fermano i carabinieri, che succede? Tutto a posto, sta parlando. Ci hanno già fermato in passato. Ah, già capitato. Sì. Abbiamo detto telefoggio, ci hanno tranquillo. Allora Giuseppe, dimmi. Gianfranco, Tonino Tomaiolo, Emilio Cavelli, presidentissimo Lucio Vares o Fedele Sannella? Dimmi chi scegli, dai. La prima. Zio Fran. Yes. Mamma mia, Zio Fran. Non vuole nemmeno chiamare. La prima. La prima. Vabbè, ragazzi. La prima. Allora. Qua ci sono i prenotatori. Ah, è vero? Troviamo i pulsanti se stai funziona. Stai facendo la domanda, Giova. Ah! Ma è anticipato, hai visto che segue il programma? Mi anticipo. Ci segue. Certo che segue. Allora ragazzi, funziona. Aspetta, però proviamo i pulsanti. A me non funziona. A me. Allora ragazzi, nome di battesimo. Io vi dico il cognome. Questo il calciatore era Tambellini, mi dovevi dire il nome. Ma che tu 73? No, tu era un portiere. Ma questo voglio uno, sono. Quando letto sono Marco. 2, 4. Madonna. Io vado per. Aspetta. Voglio aiuto. Aiuta. Il nome è facile, perché a Foggia si dice. Antonio. No. È un fresco. Ti stava aiutando. Non anticipare. No. Si dice sì proprio. Michele! Proprio Michele Tambellini, quindi il primo punto lo diamo. Salutiamo il collega, quindi. È tuo collega, è vero? Tuo collega, Michele Tambellini. Però tu si chiofforzi, ma. Ve lo dire però. Lavora nel palazzo a fianco, sì. Però se tiri da fuori aria lascio base a desiderare. Vabbè. Perché se porti i sigaretti in banchina. Si porta le sigarette. Ci vuoi pure a fumare? Quando arriva un tiro in porta, perché San Giovanni in difesa, che non arriva un tiro in porta, è perché San Giovanni in difesa, lui non lo vuole dire. No, ecco. Allora, Simo, Zio Fedele. Lucio Fares a me. Ma. Allora ragazzi, Satanello misterioso. Alberto Gen. No, Espiri! No, ma chi è? Vabbè, sbagliato. Antonio va. No! Fatemi dare un aiuto. Allora, questo ha giocato in Serie A col Foggia. Vado. Sì. Terzino, 2 stagioni nel Foggia, era straniero. Terzino straniero. Sì, 2 stagioni nel Foggia. Terzino straniero. Ha giocato in Serie A, terzino straniero, 2 anni. Ed è la stessa nazionalità che fai che Simo, quella che fai la sera tu che vi ha rubato. Rumeno. Bravo. Che è andato al Milan pure. No, non è qui. No, non è Chamò. No, è Rumeno, quello è argentino. Gli amici tardoni porca della mia età si stanno mangiando le dita. Dan Petrescu. Dan Petrescu, dai. Allenatore andato. Pure, non so che cosa. Allenatore sì, in Russia mi sa. Gioca nel Chelsea pure. Ma è 1-1, no. Beh, è combattuta comunque. Sono sempre preparato. Emilio, Tonino o Fedele? Passiamo a fratello. Fratello? Non li vuole chiamare. Non li vuole dire, no, perché ce l'ha paura alla domanda di Tomaiolo. Vi dovete dire il risultato di questa partita. Perugia-Foggia 2008-2009. Madonna. Vi dico già che un gol l'ha fatto Mazzeo. Quando giocava nel Perugia.
1-1 Salgado. No. A chi è sempre un attaccante. Vabbè, ma no, lasciala qua, hai indovinato. Mi hai fatto una figura. 1-1 bravo. Una del cuore, del cuore. Te sei venuto a cuscendo con uno. No, no, mi ricordo una, però mi ricordo perché 2-1 Un altro anno andiamo a pareggiare un altro. Sì, è segno Salgado. Bravo, bravo. L'anno prima forse. E proprio Simone. Ma no! Sta proprio un boss tu fuori. No, nonostante è giovane. Però avete la stessa età, no? No, lui è 31. Più anziano, 87. Quindi hai più anni di preparazione. Non fa niente, ma forse non ce la fa. Emilio o Tonino? Emilio, Tonino l'ultimo. Che lo devo dire io. Allora, ragazzi, la matematica non è un'opinione. La matematica. Se io ti dico Marruocco, più Salgado, più Noppert, 2 il risultato. Meno Ranieri. Ah no, meno Ranieri. Ah ok. Allora 21 Marruocco. No, 20. Aspi 1 più 10 11 più 12 23. Non è 12. 1 1 12 meno 3 non è 12. No, è 13. No, ragazzi, i numeri a cacchio, siete bravi. 1 no, 22. Oh. Bravo. 22. Quindi 11 1, più 11. 22 23, 23, 23, meno 30. 3, bravo. 3, chi già vi? Ha vinto. Chi già vi? Cioè, che fuoco commercialista. No, chi già vi? Quello fa la stessa, vado. Vabbè, no, la facciamo la stessa. Volevo proprio vedere. Chi la fa la vince? Quella di Tony. No, chi la fa la vince? No, chi già con Barone. Per sbeffeggiare il poker face. Dai. Allora, Tonino Tomaiuolo, mi dovete dire questa maglietta in che stagione calcistica l'abbiamo messa? 2012. Maggie che non me la fai vedere. Che prenotò? Questa è meglio 2012. Questa è meglio che non me la fai vedere. 2011. Questa è 2006 quando ha perso i playoff. Bravo. Ma no, questa è meglio che non me la facci vedere questa qua. Capito. È preparatissimo. Questa è meglio che non me la facci vedere. Quindi il risultato è Simone 4, Giuseppe 1. Però... No, Peronini. Peronina, chi spera tu? No. No. Peronina. Aspetta, quella della mia finire. Peronini. Siccome una fa un sponsor, io faccio già tutto e allora, è vero, siccome sono grandi amici. Allora diamo sono due buoni. Sono bravi. Due buoni, Michele, ci capirai, Michele. Non ti preoccupare, ne poi non ti preoccupare, quindi un buono per il conto, Michele. Ma a lui è un altro buono della Simone. A posto. Tanto poi quelli non si prendono solo una birra, prendono pure qualcosa. Perché Simone è grosso, capito? C'è. Quando ci rendi ma che dobbiamo fare con la pizza? Beh, ragazzi, progetti per il futuro? Per ora possibili aperture di vario genere. Ora vediamo un po'. Ci espandiamo. Cioè, imprenditori. Speriamo. Vediamo come va. Innanzitutto perché è da poco che abbiamo aperto, quindi stiamo vedendo un paio di cose ancora. Va bene. Vuoi salutare qualcuno? No, mi chiede, un saluto. Sta riposando. Vabbè, alle 21:15. Sì, ma tu vuoi salutare qualcuno, Simone? No, io non voglio salutare nessuno, ma voglio fare un in bocca al lupo ai ragazzi con la speranza che quest'anno non è un anno sfortunato. Ci credete voi? Noi ci crediamo da dopo la vittoria del Brescia Livorno, sì. Ti dico la verità. Perché sembra che c'è qualcuno che ci vuole dare una mano, va, mettiamola così. Speriamo. Dall'alto. Ma non dall'alto della Liga, perché la Liga dall'alto della Liga. Però tutto si decide alla prossima. Lunedì di Pasquetta. E ci saremo tutti e quattro, tanti già là. Va bene, ciao Agliu, grazie. Ciao. Te l'ho detto che erano due personaggioni. Ma io ci avrei giurato. Preparati. Ragazzi preparati. Nessuno mai, qualcuno normale ci scrive. No. Anche perché poi io sto. Ma se c'è qualcuno normale. Sì, ma è amico mio. Che compagno tieni tu? Un grande portiere, sì. Se siete normali e volete partecipare alla nostra trasmissione, scriveteci sulla pagina. Che vi veniamo a prendere e facciamo un gioco anche con voi. Anche perché viene gente normale. Gente normale non ce n'è sta. Un normale, potete venire una persona normale. E appunto, abbiamo mandato l'appello adesso. Va bene, dai. Allora lo mandiamo? Mandiamo. Tre spot, quindi un minuto. Un minutino, dai. 60 secondi. Conigli per gli acquisti. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance,
Let's face the music. Non solo carni, solo carne italiana di primissima scelta e di provenienza certificata, selezionata da personale qualificato e appassionato. Da Non Solo Carni, inoltre, troverai anche ottimi salumi e gastronomia. Non Solo Carni ti aspetta in via Monfalcone 3 a Foggia. Vado a fare un servizio e ti vengo a prendere. Torno presto! Ogni giorno, degli ignari cittadini vagano per la città alla ricerca di un pezzo di ricambio. Il vero automobilista, invece, è pronto a tutto. A tutto! E corre da Melpi SRL e Commercial Ricambi per i ricambi elettrici e meccanici. Da Melpi SRL e Commercial Ricambi troverai un vasto assortimento di ricambi per auto nazionali ed estere. Seguici su Facebook e visita i nostri siti internet. Oh, ora è il momento. Oh, è il momento del super ospite. Del super ospite, che abbiamo lasciato la suspense per non far capire chi fosse. Però adesso un comico foggiano, bravissimo. Foggiano, Made in Sud. Legato alla sua terra, dobbiamo dirlo. Legatissimo alla sua terra. Made in Sud. Già hanno capito, dai. Vabbè, hanno già capito. Allora andiamolo a prendere, dai. Santino Caravella, ragazzi. Oh. E allora ce l'abbiamo già qua. Oh, ma che ospite sta settimana, oh. L'avete riconosciuto? Basta questi qua che abbiamo avuto fino a mo, sti cacciatori, questi giornalisti. Abbiamo finalmente un super ospite innanzitutto. È un super ospite perché foggiano. Foggiano, quindi che porta Foggia in giro per l'Italia, per il mondo. Rai, Made in Sud. Made in Sud. Famosissimo. Mo c'ha quella cosa nuova che sta andando da pazzi. E poi ne parliamo. E poi ne parliamo. Della tua TV ne riparliamo. Santino Caravella. Santino Caravella, eccolo qua. Buonasera. Beh, no, state parlando di me? Mi sa di sì. Ah, no, perché ha detto, ma tu chissà chi starà in macchina insieme a me, invece so io. Certo. No. Con me non abbiamo sto ospiti così, a me mi piace tantissimo. Allora, sono ospiti televisivi. Sono contento. Siamo noi che non c'entriamo niente adesso. No, non è vero, non è vero. Voi siete bravi, vi ho visto, tutte le puntate. Di che programma fate voi? E stai dietro, quindi non mi ok, come si chiama? Sembarrete, perché sei Sembarrete, giustamente. Ho capito. Si sta comodi in questa macchina. Che consuma assai, però. Infatti, vai bello, slow, beautiful. Sì, infatti, vado piano anche per i fossi. Perché non siamo riusciti a trovare una strada senza fossi, senza buchi. A Foggia? E dobbiamo prendere l'autostrada. Allora, Santino, come va? Tutto bene? Tutto benissimo, benissimo. Tu adesso calchi i palcoscenici ormai nazionali, sei un personaggio noto in tutta Italia, soprattutto per Made in Sud, possiamo dirlo che lì ha avuto. No, dobbiamo essere sinceri, e grazie alla trasmissione Made in Sud che finalmente, oltre al mio condominio, mi conoscono pure, diciamo, al condominio di fronte. Quindi insomma, abbiamo almeno, come si dice, 16 condomini che sanno della mia esistenza. E beh, noi in gemetta, noi due. 18 allora, 16. Ti conosciamo, cioè, ti abbiamo invitato, vuol dire che ti conoscevamo. Ora avete un giorno libero che dovete coprire, perché possono essere diverse le, diciamo, le. Vabbè, noi diciamo la parte più bella. Dobbiamo essere positivi. Quali sono le telecamere che inquadrano, giusto per questa capire? Questa è quella alla tua sinistra. Ciao! Bene. Come stai? Tutto bene? Beh, Santi. Di che cosa dobbiamo parlare? Come è iniziato il tuo percorso artistico? Allora, il mio percorso artistico, come diciamo quelle 18 persone sanno, è iniziato tutto grazie ai villaggi turistici, perché un mio carissimo amico, che non smetterò mai di ringraziare, mi ha detto: Santino, perché non vieni a fare l'animatore insieme a me? E io ho detto: ma perché? Cioè, nel senso, il problema, soprattutto la domanda esistenziale era: per quale motivo mi stai chiedendo questa cosa? Comunque, vabbè, a parte tutto, mi sono tuffato in questo bellissimo mondo che è l'animazione, e là ho scoperto di avere, tra virgolette, delle più che qualità, attinenze, attitudini, diciamo. Ah, ok, riesco a far sorridere, riesco a far come si dice, a far riflettere nel senso buono. E quindi abbiamo iniziato dalla baby dance, poi il risveglio muscolare, avete fatto animatori? Sì, non sì. Avevo dubbi. E quindi insomma ci siamo ritrovati in quel mondo dove iniziavano ad apprezzarti, e ho detto: vabbè, perché non coltivare questa roba? E mi sono promesso di formarmi, e quindi mi sono formato a Roma in diversi laboratori di comicità, ma anche campus e
scuole di recitazione, e da lì ho capito che veramente c'era questa attitudine. Poi provino classico Made in Sud, preso 70 puntate in Rai, e eccomi qua a raccontarvi questa piccola storia che è comune a tante altre storie. Sofa Madonna, certo. Mo sta a Made in Sud. Sta andando in onda, sì, sono amici, certo. Ma senti, no, ma le femmine che stanno a Made in Sud? Ah, quindi una domanda tecnica, diciamo. Sì, domanda tecnica. Artistica. Sì, no, allora, se dobbiamo puntare sull'arte... Alto livello. Allora, l'Andrea Doraci, com'è la grega? Allora, devo dire che la regia è abbastanza... Ah, non avete fatto domanda sulla regia? Femmine ci interessa! Ah, stiamo parlando, diciamo, comunque di livello di contenuti. Beh, la Gregoraci ci contiene bene. Quell'altro come si chiama quella? Trotta, Fatima. Fatima, quella è una delle mie preferite. È piccola, ma c'è il suo perché. No, infatti tutti quando la vedi dicono perché, non andiamo avanti. Però no, nel senso no, sono due bellissime donne, sono molto brave, devo dire. Ma sono molto ballerini. Adesso c'è Stefano De Martino. Non mi vede più, è sostituto. No, non è vero. Stefano De Martino, devo dire che è stata una piacevole scoperta. Io non faccio parte di questa edizione, però ragazzi, devo dire che Stefano De Martino è arrivato lì e ha portato un qualcosa che nessuno si aspettava. Ha portato i pasticcini, perché l'ultima volta li ha portati e li abbiamo mangiati tutti quanti. No, non so, scherzando. Tu sei pure cantante, se non sbaglio. Ah, è vero. Io lo seguo. Un disco fa. Io sono cantante come comico, cioè nel senso che non sa ci fa né uno né l'altro, detto in maniera inglese. Prendate, fatto un disco. Sì, vabbè, ma quello con i soldi uno li paga, cioè, non devo dire questa, la tagliamo? No, non si taglia niente. Tagli. Perché non sappiamo tagliare. Attenda qui, sono un taglium, perché si è fermata una persona di fronte, almeno con le telecamere non potete vederlo, una persona si è sdraiata a terra. Welcome to the Foggia. No, sì, ho fatto diverse canzoni e sta per uscire un altro brano, non vi dico il titolo, si chiama Incapitanata e non vi voglio nemmeno dire di cosa parlerà Incapitanata. Possiamo immaginare. Non voglio assolutamente fare pubblicità. Se non mi parla del Trentino Alto Adige. Bravo, perché noi siamo aperti a tutti gli orizzonti, ma quelli del Trentino, della Campania, come della Sicilia, ma anche della Calabria, devono comunque passare qui in Capitano. Bravo, vedi quando un ragazzo studia, bravo. Questo è. Santi, il mosso è un'altra cosa, sempre di Santino. Che mo? Si è lanciato un dove web. Certo. Mo sta una cosa, la tua TV si chiama. Sì. È una cosa, io ho visto un po' di trasmissioni che fa, allucinante. Veramente bello. Fatte molto bene. Santi, come ti è venuto? Ma scusa, come ti è venuto? Ma tu stavi tanto bello, il comico, spettacolo, il cantante. Ma ti, se mi sa fa pure sta cosa. Vedi, queste sono le cose che pensano pure mamma. Ha detto, ma tu stai vitando bene così, veramente lì in italiano ha detto, ma stai vitando bella così. Diciamo che questa idea... Non ti potevi drogare come tutti gli altri ragazzi. No, ma io mi drogo, no, nel senso ci tengo a dire perché ho gli amici spacciatori che quello dice, ma mo, veramente droghi più, ma mamma fa. No, ragazzi, continuo a drogarmi. a parte gli scherzi, la volontà, diciamo, di questa idea, di questa, più che è stata un'idea, ma è anche stata una sfida, che è quella di far capire che noi qui a Foggia abbiamo delle persone, e non sto scherzando, abbiamo dei professionisti del settore, professionisti della comunicazione, professionisti del web, professionisti anche a livello televisivo, sia intesi come tecnici, sia intesi come autori, sia intesi come attori, conduttori, eccetera. Quindi ho detto, ma per quale motivo un artista, videomaker o comunque esperto di comunicazione deve assolutamente trasferirsi al nord o comunque nella capitale per poter trasmettere le proprie conoscenze, le proprie abilità? E ho detto, cosa ho fatto? Ho chiamato, a mio avviso, tutte le persone che comunque reputo valide in questo settore. Ho detto, ragazzi, che ne dite se mettiamo su una TV web, perché parliamoci chiaro, in questo momento se non sei presente sul web puoi morire,
E quindi per quale motivo fare i giri le unghie? Ho detto andiamo direttamente sul web. E tutti hanno detto: Santino, bellissima idea, perché veramente nessuno si è tirato indietro e i risultati sono quelli che stiamo avendo. Che in giro si parla di questa realtà, ma non solo in giro inteso come la provincia di Foggia. Noi abbiamo feedback da Roma, da Napoli, da Milano, perché anche addetti al settore e tecnici soprattutto ci stanno facendo i complimenti. Quindi sì, io non devo dire che è merito mio, è merito dei miei veramente validi collaboratori. È vero, allora io ho avuto modo di vedere qualche trasmissione a livello qualitativo, Santino, davvero ti faccio i complimenti, perché tanta roba per la realtà locale, insomma, davvero fatte veramente bene, perché ricordiamo, per chi, per chi non conosce la tua TV, ricordiamo di mettere il mi piace sulla pagina Facebook. Sì, ma prima a noi. Sì, ma prima a noi, però! Noi ci hanno già messo. Se ci hanno allora, facciamo la pubblicità a progresso. Allora, abbiamo già detto, senti, questo qua dice sempre se secondo. Allora, innanzitutto deve mettere mi piace su Foggia Flag. Poi, se avete tempo, vi avanza un dito, mettete mi piace anche sulla tua TV. Se ci stanno seguendo, ci perché su Foggia Flag già ce l'hanno il like, mettete sulla tua TV. Aspetta. Che durante la settimana, ogni puntata c'è una puntata diversa. Voglio sta ammazzare la campagna, non vi dico altro. C'è una rubrica per ogni giorno, giusto? Diciamo che abbiamo sette programmi per sette giorni. Come sette sposi per sette fratelli, più o meno, diciamo. Allora, domani ci ho fatto la sito. Ah, è vero, perché è in programma una sitcom, la prima sitcom. Bellissimo. Che se non sbaglio si può decidere il finale, giusto? Sì, questo io diciamo che la notte, perché siccome mia c'è una figlia di un anno e mezzo che a un certo punto della notte si sveglia, io approfitto per poter ottimizzo, diciamo, le cose. Quindi mi è venuto in mente di fare questa cosa, una sitcom in diretta streaming, quindi se andate sulla pagina Tua TV la potete vedere tranquillamente tutti i giovedì. Voi vedete questa sitcom, che cazzo ho detto? Si dice detto, si può dire cazzo però. Questa sitcom, che cosa significa? Che noi facciamo questo spettacolo, a un certo punto noi ci stanchiamo di fare lo spettacolo e decidiamo, o meglio, chiediamo al pubblico, che sia in sala o che sia dall'altra parte dello schermo, ecco, come schermo intendo anche display, visto che siamo una web TV, di decidere il finale. Quindi, se voi due esauriti a un certo punto dite: Santino, balla la tarantella sul tango inneggiando l'inno di Mameli e facendo tre flessioni, col cazzo lo faccio sta cosa, però nel senso... almeno faccio finta che vi ho ascoltato. Senti, quindi a che ora va questa sitcom? Tutti i giovedì a partire dall'11 febbraio, ma ormai sappiamo benissimo che siamo in onda oltre il 25, tutti i giovedì sulla pagina della tua TV. Poi potete rivederlo tranquillamente sulla nostra pagina, sul sito, su YouTube, su Instagram e anche sui muri. E da dove lo registrate questa? Cosa su? Tutti a casa mia, si chiama la sitcom, ci sono 10 comici, 10 musicisti e altrettanti tecnici, ma la registriamo, diciamo, la location è Lucera dal Combo Studio. Ah, ecco. Che è una realtà bellissima della nostra terra. Insomma, giovedì tutti quanti sulla tua TV vediamo questo nuovo esperimento, perché è un esperimento, se non sbaglio, è la prima volta che viene fatta una cosa. Diciamo che dovremmo avere quasi un primato su questa cosa, perché... Non si è mai sentita una cosa così. Una cacata così pazzesca? No, non l'hanno mai fatto. Ma vedi, sono le cacate le cose che vanno avanti. Certo, poi uno le scarica in tutti i sensi. Questa è la... Io voglio sentire di quando ti sei trasferito a Roma. A domani. La prima volta che hai deciso di dire a tuo padre: voglio andare a Roma. Allora, la colpa innanzitutto, precisiamo, sto fatto è tutto di mio padre. Perché mio padre ha detto: tu non devi fare le cose che fanno tutti gli altri, ti devi differenziare e gettati nell'umido. Non c'era ancora la differenziata e quindi mi sono differenziato, mi sono gettato, sono sbattuto a terra di testa, a parte tutto, niente, e io ho detto: papà, mi devo differenziare, però che devo fare? E mio padre ha detto: impara uno strumento o comunque avvicinati all'arte, perché un giorno avrai comunque qualcosa in più. E così è stato, quindi ringrazio mio padre, mi sono tuffato in questo mondo che è l'arte, ragazzi, non che ci prendiamo in giro, pure voi siete due artisti, quindi mi... Non lo dire, se no ci scrivono gli artisti che si offendono gli artisti. Perché voi due veramente conducete questo programma.
Non è montato. No. Ah, voi non fate gli autisti e basta. No. Allora, ok, vabbè, questo tagliamo. No, a parte gli scherzi. Mi sono trasferito a Roma inseguendo il sogno di diventare artista, come dico sempre, mai dimenticherò di dire, e infatti a Roma sono tornato a Foggia e faccio l'artista. Stupore. Che stupore. Che cos'è? Lo stupore. Ah, questo è un onomatopeico. Sì. Vabbè, senti, di Foggia cosa ci dici? Ti piace questa città? Hai qualche critica da fare? Allora, se dobbiamo parlare di critiche, non so quante trasmissioni avete, quante puntate avete ancora? Altre 6 o 7. No, non ce la facciamo, No, sto scherzando. Foggia è bella perché è da criticare, no, non diciamoci fesserie. No, non penso che esista una città o un paese nel mondo dove non ci sono delle cose da sistemare. Questo, non diciamo fesserie. Oh. Boh, che Foggia c'ha i fossi, ma non vi pensate che Milano è tutta autostrada? Ma Milano sta di tutti artificiali. Cioè, non è... A prescindere, non è che solo a Foggia c'è la criminalità, ragazzi, la criminalità esiste ovunque, non è che solo a Foggia ci sono i problemi, ci sono ovunque, solo che, e questo lo posso dire ad alta voce, se qualcuno c'ha qualcosa da ridire, me lo venga a dire a casa, vi do anche la via, è che noi a Foggia ci soffermiamo su più di più sulle cose brutte, invece negli altri paesi si permettono e fanno benissimo ad elogiare solo le cose belle, perché anche a Milano rubano, anche a Milano scoppiano le bombe, anche a Milano ci sono i fossi, solo che di Milano parliamo solo dell'Expo e delle cose belle. Tutto bravo, bravo sindaco. No, né propaganda per mio padre che è Pippo, né per mio zio che è Franco, quindi per piacere, se non dobbiamo fare per la par condicio o Landella o Cavalieri, venite a casa che facciamo quello che abbiamo fatto. Senti, sei tifoso del Foggia? Assolutamente sì, ma non posso dire non una fesseria. Sì, io sono cattolico ma non praticante, io sono foggiano ma non praticante, nel senso che non mi chiedete chi ha segnato, non mi chiedete, no, voglio sapere, ci salviamo. Io me lo auguro con tutto il cuore, ma non seguo al 100% le vicende calcistiche. Naturalmente, se mi devono dire, ma qual è la tua squadra del cuore, è normale che dico Foggia, perché sono nato qui, la mia adolescenza, la mia infanzia è stata fatta in questo territorio, ci tengo, io andavo a vedere le partite. Il mio ricordo del Foggia in Serie A, tu mi puoi dire, ma quanto tempo è passato? Però quello è il mio ricordo, quindi posso dire una cosa che forse nemmeno serve. Ho avuto un modo di scambiare due chiacchiere con il capitano. Io non so nemmeno se lo vogliono bene o se lo vogliono ammazzare. Lo vogliono bene. Io devo dire che il capitano c'ha un cuore talmente rosso-nero che veramente va abbracciato quel ragazzo. Lo sappiamo. Perché mi ha detto delle cose che mi ha fatto riflettere, ho detto ma veramente stai dicendo? Ha detto sì. E quindi sicuramente chi sa ha capito cosa sto dicendo. Chi non sa si informasse, non è che posso fare le cose vostre. No, bravo, siamo col capitano. Michele, mo mi accompagna a Santino. Andiamo, sì, anche perché Magirut. No, nel senso, non si, come si dice? Mi sono. Come si fa? Ciao. Vabbè, ti sei rotto. Ringraziamo il grande Santino, la tua TV, agliù. Mettete mi piace sulla tua TV e salutiamo il grande Santino Caravella. Grazie Santino. Ciao. Perché mo c'è una sorpresa per te. Eh sì. Mo c'è una sorpresa. Una sorpresa anche per voi, Despot. Una sorpresa per tutti. Una sorpresa per tutti. Perché se siete rimasti con noi, avete fatto bene. Perché adesso che è iniziato il Grande Fratello, noi abbiamo il vero Grande Fratello. Quello sta rinchiuso da 20 anni, là, dal 2000. Dal 2000 che sta chiuso là dentro. Andiamo a vedere cosa è successo. Che se lo liberano. Se sta bene, non sta bene. Va, il vediamo. Grande Fratello, andiamo a vedere. Grande Fratello di Foggia Flag. Grazie. Gentilissimi. Grazie. Grazie. Tu sempre sta applauso. Mamma mia, esagerato. Buonasera. Benvenuti. Mirko,
finalissima stasera. Finalissima, benvenuti al Grande Fratello 16. Sono un po' emozionato, Mirko. Oggi finali, super finalissima, dicevi tu, perché abbiamo con noi il concorrente più longevo della storia del Grande Fratello. Perché è rimasto chiuso nella casa dalla prima edizione, dal 2000. Dal 2000 ad oggi non è mai uscito. E stasera può avere la possibilità di lasciare e vincere il Grande Fratello. Lo deciderete voi però con il televoto, che vedrete passare in sovraimpressione il numero. Lo scatto alla risposta è di soli 37,50 euro. Solo? Solo 37,50 euro. Onestissimi. Quindi direi di collegarci subito con la casa, Mirko, del Grande concedilo. Fratello. E te lo concedo, Giovanni, so che la vuoi dire tu la parola magica. Fabio, ci sei? Apritemi l'audio. Fabio? Fabio? Chi sei, Daria? No. No, non sono. Alessia? Neanche Alessia, Fabio. Barbara? Neanche Barbara. Oh, Fabio, siamo Mirko e Giovanni. Mirko e Giovanni, Fabio. Lo so, ma io voglio uscire da qua, voglio uscire, non ce la faccio più a stare qua. Oggi forse uscirai oggi dalla casa del Grande Fratello, perché lo decideranno i nostri telespettatori. Il pubblico è sovrano, Fabio. Il pubblico è sovrano e deciderà le tue sorti. Ma non ce la faccio più. Va bene, Fabio, adesso ti dobbiamo chiedere di entrare nel confessionale. Fabio, il confessionale. Per piacere, intanto stop al televoto, Giovanni. Sì, stop al televoto. Stop al televoto, adesso sapremo subito, il tempo di rielaborare i voti, sapremo subito se l'esito dei nostri televotanti. Fabio, puoi accomodarti in confessionale, grazie. Fabio, sei arrivato nel confessionale? Siamo collegati col confessionale, mi aprite l'audio col confessionale? Fabio! Sono arrivato. Ok, Fabio. Allora, come ti senti, Fabio? Che emozioni provi in questo momento? Voglio solo uscire, voglio andare via da qua. Fabio, ma sei il concorrente più longevo, sei dal 2000 lì. Non me ne frega niente, voglio uscire. Perché? Ho capito, Fabio, questo lo decideranno i nostri telespettatori, non lo puoi decidere tu, Fabio. Quindi noi tra un po' daremo l'esito. Tu non sei contento di essere ancora nella casa? No, voglio andare via da qua, sono stanco di stare qua. Fabio, ma quando sei entrato c'erano le lire, ora ci sono gli euro. Non sei curioso? Non ce la faccio più, voglio uscire. Sono cambiate tante cose in 19 anni, Fabio. E pensa, abbiamo ancora le macchine diesel, le macchine a benzina. Fabio, ma vuoi uscire o non vuoi uscire da sta casa? Voglio uscire da qua, voglio uscire. E dimostracelo! No, Fabio, devi essere forte, non devi mollare così, Fabio. Perché voglio uscire da qua! Allora, vediamo, allora, suspense. È arrivata regia, la busta. Se rimetti la musica della suspense, regia, per piacere. È arrivata la busta. Che emozionatissimo. Siamo emozionati, è un momento televisivo molto importante questo, perché è la prima volta che capita una cosa del genere. Allora, io non voglio guardare Giovanni, leggila tu perché sono emozionato io per lui. Un attimo. Fabio. Dopo 19 anni, con l'89,99% dei voti, non abbandona la casa del Grande Fratello. Fabio, sei felice allora, di questo? Sei contento, Fabio? No! Voglio uscire da qui! Fatemi uscire! Il pubblico ha deciso. Ma ha deciso, il televoto ha parlato chiaro, cioè non è che possiamo scherzare. Gli italiani decidono e deve restare ancora il pubblico è sovrano, come si diceva. Deve restare ancora nella casa. Resta là, però mo gli facciamo fare pure un'altra cosa. Vabbè, quello lo deve fare per forza. Quello è un appuntamento fisso. Mirko, io non voglio nemmeno immaginare che cosa combina. No, allora, io non lo so, secondo me questa volta chiamano la polizia. Io non mi assumo responsabilità. No, neanche io. Io non voglio sapere niente. No, neanche io non lo conosco. Io non lo conosco. Ragazzi, l'editoriale di Fabio Capellone. La tua paura è l'emozione. La tua paura è l'emozione. Ciao a tutti. Tifosi del Foggia presenti a Venezia 10. Tifosi del Venezia 0. I tifosi hanno vinto. Noi non andiamo in campo. Purtroppo vanno quella specie di giocatori che abbiamo in campo. Comunque iniziamo dalla parte più felice della trasmissione, i saluti.
Allora, Nando Consalvo dell'ATAF, il miglior autista del mondo. Giovanni Consalvo, capo cantiere, detto anche faccia di lavoratore. Confermi, tu l'hai visto? Confermo. Alessandro e Roberto, i due fratelli di Candelaro. Paolo De Martino, Gino detto picchio di sonno. Antonio Sinisi, tutto il quartiere mio di Candelaro. Gli amici dei fedelissimi del borgo, Curva Sud, grandiosi. Concetta lo prete di Candelaro. Novelli Benito e Santino Novelli, entrambi fratelli, e Matteo detto Brodo. Matteo detto Brodo, Giuseppe Spadaccino, lui mi ha offerto la foto dei Blizzard, sarebbe la canzone che si sente in sottofondo, loro l'hanno fatta, vedi, sti cinque geni. Poi chi altro sta? Pietro Ultra, che stava l'altra volta in trasmissione con loro dentro la macchina, non è mai stato in galera, voi pensavate che era stato in galera? No, non è mai stato in galera. No, no, no. Poi i miei parenti, Tonino Campete, Lino Campete, Silvio Campete, Marcello Campete, Silvio Campete, mio cugino, ex boxer, ha fatto pure il pugilato, ha fatto. Grande, grande pugile è stato. Oh, poi arriviamo, vincitori il commesso di via San Severo. I saluti, penso che sono finiti. Scusa, Gianni Ferro è il commesso più nervoso. Ah, è il commesso più nervoso del mondo, Gianni Ferro. Ok, ora... un po' di proteste, un po' di ringraziamenti devo fare. Voglio ringraziare tutte le persone che mi fermano e mi fanno i complimenti in mezzo alla strada per come mi comporto qua nei vari editoriali. Penso di piacere almeno al 98%. Anche i miei due titolari vengono ringraziati, che sono dei grandi geni. Allora, poi, però purtroppo un imbecille mi ha fermato sabato mattina un mio familiare e gli ha detto: che mandi a fare tuo figlio a Telefoggia? Che il Foggia perde sempre, e che vado in campo. Non vado in campo, hai capito? Non vado in campo, non vado in campo, hai capito? Però io poi ho avuto modo di incontrarlo mentre andavamo all'MD a via San Severo. E ci siamo chiariti, ha capito? Perché il meno 15 al Foggia non gliel'ho dato io, il meno 8 non ce l'ho dato io al Foggia, il meno 6 nemmeno ce l'ho dato io. Quindi abbiamo avuto dei giocatori che sono stati in caso, come si dice, sono stati in grado, incapaci. Sono stati incapaci di combattere quei meno. Invece hanno solo trovato tante scuse e non hanno mai dato il meglio. Quindi Nembre non l'ho fatto io Nembre, io non ho preso Albano Bizzarri in porta. Mica colpa mia se Galano, Gemmello, Chiaretta e Mazzeo quest'anno hanno acchiappato l'anno più brutto della loro carriera. Ora pure il tedesco Kragle non ne indovina più una. Come devo fare? Io miracoli non ne posso fare. Comunque ringraziamo il Brescia che ha vinto a Livorno. Almeno stiamo in vita, almeno per i play-out, perché penso che la salvezza diretta è un miracolo, poi se esce meglio ancora. Io ho tanta voglia di arrabbiarmi, non ce l'ho oggi, non so se ce l'avrò la forza di arrabbiarmi, però... Scusate. Sì, venga, sì, andiamo. Andiamo. Adesso vengo subito. Ripeto, la volontà non ce l'ho di arrabbiarmi e caricare la squadra nel mio solito modo. Però, per chi non lo sa, prendo un piccolo stipendio qua, quindi mi pagano e io vengo pagato per fare questa cosa qua. Quindi, lo devo fare. Ma loro fanno segno così, giustamente per creare audience. Ma io lo faccio per il bene del Foggia, tutto, quindi è inutile che fate tante sceneggiate, dice, ma dopo che devo fare? Poi è nato stupido, mi ha fermato in mezzo alla strada e ha detto: e tu come hai detto che il Foggia vinceva? Ma mica vado io in campo, ignorantone. Comunque io devo caricare i giocatori in questo modo qua. Vedi, giocatori, vedi? Vedi? Vedi, giocatori, vedi? Vedete, vedete? Vedete? Io vedi. Vado a strappare l'erba con le mani, quando non ce la faccio con la zappa, con i mezzi. Vado con le mani, capisci? Giocatore, svegliate un pochettino, giocatore, svegliate. È possibile. Quindi il Brescia ci ha rimesso in vita. Quindi con Livorno... con Livorno svegliatevi, capito? Svegliatevi, pezzi di merda, svegliatevi con Livorno! Non è possibile avere sempre queste delusioni. Quei bei tifosi che sono andati a Venezia, hanno dato anima a Venezia, ma fai che curva che eravamo! Quei tifosi sono andati a Venezia, per cosa? Per vedere voi perdere, pezzi di merda! Capito? Sempre, eravate animati così innocui, eravate animali innocui, pezzi di merda! Quando vi svegliate, giocatori! Fate schifo giocatori, vi volete svegliare o no? Vi volete svegliare o no? Svegliatevi giocatori, forza Foggia!
Forza Foggia! Mamma mia! Mamma che accomodamento! Io non so se la settimana prossima ci fanno andare in onda. Ma cioè, tu immagina se non succede! No, 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 non succede, ma se succede che deve fare? Mamma mia! Mi fa paura. Ha detto che le carte al tuo nuvo già sono pronte per lui. Sì, ma secondo me qualche volta se lo vengono a prendere proprio. No, prima o poi si porta al tuo nuvo. Vabbè, Mirko. Speriamo che lunedì vada bene. No, deve andare bene, deve andare. Noi ci crediamo. Noi ci crediamo no, perché fin quando la matematica non ci condanna, ci dobbiamo credere. Ma pensavo fin quando la matematica non è un'opinione. Anche. Come il nostro gioco. Va bene, raga, allora io i miei soliti saluti li faccio sempre. Sole, oggi top. Salutiamo gli sponsor, saluto Mirko, perché oggi lo voglio salutare. Saluto te. Vi auguriamo buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasquetta. Divertitevi fino a una certa ora. Poi tutti concentrati, come ha detto Fabio, a Foggia non ci deve stare nessuno. Quindi tutti allo stadio a sostenere il nostro grande squadrone. E no. Forza Foggia! Spegniamo? No, aspetta, salutiamo ancora, di nuovo. Ah, non è finito. No, ma che fammi stare un altro po' con gli amici miei? No, stai, no, stai no, è vero, Mirko, salutiamo. Non bevete la Pasquetta, non bevete perché poi la c'è Pasquetta, la partita, mi raccomando. Partita. Ciao, agliù! Lunedì tutti allo stadio. Che bello è Saint Barret, Saint Barret. There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music. Non solo carni, solo carne italiana di primissima scelta e di provenienza certificata, selezionata da personale qualificato e appassionato. Da Non solo carni, inoltre, troverai anche ottimi salumi e gastronomia. Non solo carni, ti aspetta in via Monfalcone 3 a Foggia. Vado a fare un servizio e ti vengo a prendere. Torno presto! Ogni giorno, degli ignari cittadini vagano per la città alla ricerca di un pezzo di ricambio. Il vero automobilista, invece, è pronto a tutto. A tutto! E corre da Melpi SRL e Commercial Ricambi per i ricambi elettrici e meccanici. Da Melpi SRL e Commercial Ricambi troverai un vasto assortimento di ricambi per auto nazionali ed estere. Seguici su Facebook e visita i nostri siti internet.